La mancanza del centravanti titolare e la giornata poco felice delle punte azzurre da un lato, la bella difesa e i prodigi del portiere dell'Ascoli dall'altro, sono la chiave per spiegare l'inatteso pareggio interno del Napoli che per la prima volta in questo campionato non ha segnato. Come gli era imposto dalla sua vocazione e dalla posizione di classifica, il Napoli, in cui rientrava Giuliano, ha iniziato gettandosi all'attacco. Al sesto, una fitta manovra è conclusa da Sperotto con una fucilata che Grassi alza pericolosamente a campanile. Di testa Castoldi salva sulla linea. Messo però sul chi vive da improvvise incursioni avversarie in contropiede, ecco in azione Silva che ottiene un angolo, il Napoli è stato costretto a mantenere qualche uomo in zona più arretrata, riducendo così la propria potenzialità offensiva. Il massiccio dispositivo di difesa degli Ascolani, guidato da Gola, Morello e Colautti, che vediamo deviare un cross di Boccolini, si è rivelato anche pronto a scattare e a distendersi in avanti. Al 35esimo, per esempio, Morello è ben lanciato, ma ostacolato dalla Palma, tira centralmente. L'allarme in casa bianconera suona ancora al 43esimo, quando ad una stangata di Giuliano risponde una splendida deviazione volante di Grassi. La fisionomia complessiva dell'incontro non cambia nei secondi 45 minuti, tranne per l'accentuarsi dell'assedio posto dagli azzurri alla porta di Grassi, che trova modo di sfoderare una serie di interventi spettacolari e alcuni anche decisivi, assumendo il ruolo di protagonista dell'incontro e di miglior uomo in campo. Ognuno degli azzurri cerca invano la via della rete marchigiana, protetta da un denso sbarramento e soprattutto da un portiere in vena di prodezze. Egli viene battuto al 15esimo, ma con la mano da Massa che aveva corretto un traversone di Giuliano e l'arbitro non ha esitazione ad annullare. Grassi di nuovo al proscenio subito dopo. Respinge su Orlandini e pur trovandosi ancora a terra blocca il successivo destro di Giuliano. Alla mezz'ora, in un'ennesima mischia, riesce perfino ad evitare un autogol su precipitoso appoggio indietro di Gola. A 3 minuti dal termine, il capolavoro del portiere bianconero, che allontana un preciso colpo di testa di Sperotto, evitando in un soffio l'irrompente Massa.